Ciao amici, mi chiamo Lara e oggi continuerò il tema della prima ondata di fioritura delle rose e vi parlerò di altri tipi e varietà di rose con una descrizione dettagliata che crescono nel nostro giardino. Il link al video con la prima parte di questo argomento è allegato nel commento. Quindi se siete interessati a questo argomento, benvenuti a guardare questo video. Rosa Sorbet Fruit, questa è una rosa rampicante del gruppo di Climber, cioè e sono piante con rami piuttosto eretti e robusti, con i fiori grandi e rifiorenti. Anno di selezione 2001. Francia. Questo è un brillante rappresentante delle rose del parco a due colori. La rosa colpisce per il suo colore, si ha l'impressione che i fiori sono dipinti con colori ad acquerello. I boccioli sono di colore giallo albicocca brillante. E quando il bocciolo si apre completamente, i fiori diventano gradualmente rosa pallido e bianco. Ha un piacevole aroma fruttato. L'altezza della pianta può raggiungere fino a 2,5 metri. Fioritura da maggio fino alle prime gelate. Più avanti ho intenzione di installare un supporto per il cespuglio, perché nonostante forti rami il cespuglio può cadere a causa del forte vento, della pioggia o della grandine. Rosa Charles de Gaulle, anno di selezione 1975, Francia. È una rosa molto spettacolare del gruppo di tè ibridi. Appartiene a una rara varietà di cosiddette rose blu. I fiori risaltano con uno squisito colore fumé, lavanda, lilla. Hanno un piacevole profumo intenso ed è per questo che la varietà ha molti premi. La fioritura è ripetuta. I rami del cespuglio sono dritti e potenti. La rosa ama i luoghi soleggiati, resistente al gelo. Rosa Dark Foxy, dal vivaio tedesco Le Rose Tantau, anno di selezione 2006, i fiori sembrano avvizziti il colore e fucsia con una sfumatura lilla-viola, con un aroma bello e pronunciato. La fioritura si ripete da maggio fino alle prime gelate, il cespuglio è compatto, circa 1 metro di altezza e larghezza. Cresce molto bene negli angoli ombreggiati e anche su terreni poveri e asciutti. Questa rosa cresce in mezz'ombra nel mio giardino, per esempio. Thank you.
è ovviamente famoso Pierre de Ronsard, oppure Eden Rose. Queste sono rose rampicanti che hanno lo status di più belle del mondo. I fiori sono pesanti e grandi, hanno un colore crema. I boccioli all'inizio dell'apertura hanno sfumature rosa. I boccioli non aperti hanno un colore lentiginoso verdastro. Questa varietà unisce il fascino delle rose antiche a forma di coppa e l'attrattiva delle rose moderne. La prima fioritura è abbastanza abbondante. La fioritura ripetuta non è più così potente e abbondante, ma i fiori appaiono costantemente. È una rosa che non ha spine, non ha profumo, resistente al gelo. I fiori prendono il nome dal poeta francese Pierre de Ronsard, ma poiché il suo nome non è molto conosciuto nel mondo, si è deciso di dare alla varietà un secondo nome, Eden Rose, cioè la rosa di paradiso. Nel corso dei 20 anni di storia della sua esistenza, rosa Pierre de Ronsard ha vinto un numero record di premi. Amici, il video sta per finire. Grazie a tutti per aver guardato e a presto sul canale Giardino dei miei sogni. Ciao!